Voi avete visto tutti Daphne? L'acceleratore l'avete visitato? Ok. Allora dobbiamo partire ancora da prima. Tenga conto che le immagini che mostro, perché qui ci sta anche le... non sono di nostra proprietà, quindi io le faccio vedere, ma non è che le posso sfruttare per lei vale la stessa cosa. Cioè, per me è lo stesso. Le foto che fa qui intorno ci può fare qualunque cosa. Ma riprese, questo no, riprese qui no. L'ho detto prima che è un blog privato, quindi non sarà pubblico su YouTube. Non è su YouTube, guarda. Vabbè, comunque non fa niente. Allora, quello che dovete capire è questo. Noi qui usiamo la luce che viene prodotta dall'acceleratore che sta dietro quel muro. Voi vi domandate, ma perché un acceleratore dovrebbe produrre luce? Di fatto, Daphne è un acceleratore di particelle che ha due anelli. In un anello girano elettroni, nell'altro positroni, che sono di fatto degli elettroni di carica positiva. Quello che fanno è, a un certo punto, questi anelli, cioè questi elettroni e positroni girano opposti, ci sono dei punti dove vengono montati dei grossi rivelatori, che si chiamano punti di interazione, dove i due fasci interagiscono, lì si producono altre particelle e il nostro ente è un ente che fa questo tipo di ricerca, ossia fa ricerche nell'ambito della fisica delle particelle, va a vedere dall'interazione di questi elettroni e positroni di alta energia particelle che si producono. Ma qual è il problema? Quando io costringo delle particelle cariche a compiere delle traiettorie circolari per effetto di magneti curvanti, che sono quelle che in qualche modo costringono gli elettroni e i positroni di Daphne a fare queste particelle di alta energia, emettono radiazione tangente alla loro traiettoria. Quindi quello che noi facciamo, all'altezza dei magneti curvanti, che sono questi magneti che inducono il giro, mettiamo dei tubi e in questi tubi raccogliamo la radiazione che è in questo laboratorio. Ok? Questa radiazione va dall'infrarosso fino ai raggi X. E come vi farò vedere, con questo tipo di radiazione ci si può fare di tutto. Da studi sulle molecole, studi sugli atomi, studi legati ai beni culturali, studi legati alla paleobiologia. Ok? Tanto per iniziare, vi faccio vedere questo filmino che non l'abbiamo fatto noi, questo è fatto dagli svedesi, però lo faccio vedere soprattutto a chi non ha visto la macchina, anche per capire più o meno come funziona. Ok? Allora, questo immaginate che è Daphne, quindi è un acceleratore, ha i suoi magneti curvanti che sono questi qui, Daphne è fatta in modo lievemente diversa, all'inizio c'è un LINAC che è un acceleratore lineare, qui vengono prodotti gli elettroni che vengono iniettati dentro l'acceleratore, questi elettroni cominciano a fare giri su giri fino a che la loro energia arriva all'energia massima alla quale devono arrivare. E per fare questo all'inizio sono organizzati in modo casuale, piano piano vengono impacchettati in quelli che si chiamano bunch, pacchetti di elettroni, e quello che succede, adesso vedremo nell'immagine successiva, all'altezza di questi magneti curvanti, che sono quelli che inducono la curvatura del fascio, emettono luce, e questi non sono altro che i tubi che utilizziamo anche noi per raccogliere la luce. Ok? Quindi loro fanno gli acceleratori per fare studi di particelle, però di fatto accelerando in modo circolare particelle cariche di alta energia si ha anche l'emissione di luce. Questa luce significa che agli elettroni parte dell'energia viene tolta, però hanno le cavità radiofrequenza che servono a restituire l'energia che gli elettroni perdono. Il nostro interesse qui è utilizzare questa luce per fare vari tipi di studi. Allora, vi faccio vedere quello che faccio io. Io mi occupo di raggi X. Voi mi chiederete, ma che ci si fa con i raggi X? Ma noi ci facciamo gli studi sugli atomi. E perché questo è importante? Guardate questa immagine. Questi sono diamanti e queste grafite. Che cos'è che accomuna queste due sostanze? No. Il fatto che sono tutte e due fatti di carbonio. Nel diamante c'è carbonio, sì. Nella grafite c'è carbonio. Ma lei scriverebbe con un diamante? Si può. Il diamante viene utilizzato per tagliare i metalli perché è molto duro. La grafite invece la utilizziamo per scrivere. La grafite è morbidissima. Ma lo sapete perché hanno queste proprietà diverse? Perché la loro organizzazione atomica è completamente diversa.
nel diamante gli atomi di carbonio si organizzano in questo modo tetraedrico, e questi sono dei grani fortissimi. Invece nella grafite si organizzano in strati di grafene, e uno strato rispetto all'altro è legato da quelle che si chiamano forze di Van der Waals, che sono delle forze deboli. Per cui quando voi andate con la matita sulla carta, non fate altro che rilasciare strati di questi film. Sì, esatto, che si trasferisce sulla carta. Però lo posso fare con la grafite e non lo posso fare con il diamante, perché questi hanno strutture atomiche completamente diverse. Ma come faccio a avere questo tipo di informazioni? Devo studiare gli atomi. Devo studiare gli atomi e capire come sono legati tra di loro. E lì subentriamo noi, che con i raggi X studiamo gli atomi. E perché proprio i raggi X e proprio gli atomi? Perché quando parliamo di atomi, parliamo di oggetti, insieme di elettroni, che hanno dimensioni nanometriche, parliamo di miliardesimo di metro. E i raggi X hanno lunghezze d'onda di quella dimensione. Ok? Quindi i raggi X sono la sonda giusta per studiare gli atomi. E come fanno i raggi X a passare attraverso la materia? Allora, passano perché sono energetici. Allora, quello che succede è questo. Ogni atomo riportato in questa tabella periodica, che è molto carina semplicemente perché... possiamo spegnerlo? Comunque, ogni atomo ha una certa energia, ha diverse energie, alle quali risuona in modo particolare. Per esempio, che ne so, lo zolfo. Se sullo zolfo io mando, diciamo, fotoni X di energia intorno ai 2,5 kV, lo zolfo se l'assorbe. Se sull'alluminio mando fotoni da 1,5 kV, l'alluminio se l'assorbe. Quindi io, se voglio studiare l'alluminio, uso fotoni vicino al 1,5 kV. Se voglio usare lo zolfo, uso fotoni intorno a 2,5 kV. Di fatto, per come sono organizzati gli elettroni all'interno dell'atomo, ogni atomo ha le sue lunghezze d'onda caratteristiche. E quindi ha i suoi specifici raggi X con cui va studiato. Quindi si può individuare la materia da come assorbe. Sì, sì, perché che cosa succede? Ci sono vari tipi di tecniche, sia l'assorbimento ma anche la fluorescenza. Per esempio, se io prendo un fascio di raggi X e lo mando. Spegnilo. Allora, spegno, sì. Sì. Non mangio a casa, ma sono ospite. Sono ospite. Perché è importante? Perché siccome queste ricorrono all'inizio della sua carriera,
parte possiamo anche riconoscere o studiare per l'arte di Van Gogh, andando anche a studiare quello che c'è nascosto dietro il suo padre. Se vedete bene, questo libro è molto simile a questi visi qui, che sono invece pezzi di tele di Van Gogh, di quadri famosi suoi, no? O i suoi studi preliminari. Ma non era mica solo Van Gogh a utilizzare le tele. Questo è un Rembrandt. Questo è il quadro che vedete al museo. Ma se io vado a fare una radiografia dietro questo quadro, vedete che c'è una signora sotto sopra? E di nuovo, utilizzando la GX e andando a recitare le sostanze che stanno nei colori, io posso ricostruire, per esempio, solo la testa di questa signora, ci sono le labbra della signora. E questo grazie al fatto che ho una sorgente di raggi X dove posso cambiare la lunghezza d'onda e quindi separare il palladio, perché posso selezionare l'energia che voglio, e in più ho un fascio molto volumato, che può stare la trasmissione proprio in zone anche molto piccole. Ne facciamo tre. Questi sono i papiri di Ercolano. Non so se vi interessate di queste cose, però la Villa dei Papiri fu bruciata con una, si chiama Villa dei Papiri perché sono state fatte delle campagne per andare a, diciamo, gli scavi, e hanno ritrovato in questa villa che andò a fuoco, cioè dopo l'eruzione degli Pompei, esatto, questa villa contiene un sacco di papiri che sono tutti carbonizzati. Ora, se uno volesse leggerli, andrebbero riumidificati, qualcosa, non so se si può fare o no, qualcuno l'ha anche fatto. Però, utilizzando i raggi X e la luce di sincrotrone, una tecnica che si chiama non a di assorbimento, ma a contrasto di fase, quello che sono riusciti a fare è andare a leggere delle lettere in strati interni di questi papiri. Perché siccome il materiale dell'inchiostro è diverso dal materiale del papiro, per contrasto si può vedere. Infatti, queste sono delle lettere lette a vari strati all'interno del papiro senza doverlo srotolare. E questi sono studi iniziali. Quindi c'è la possibilità, senza distruggerli, ci vorrà una vita, ma di riuscire a leggere cosa c'era scritto dentro. Guardate quest'altra cosa qui. Questo è un pezzo di ambra che ha solo 100 milioni di anni, quindi qualche annetto fa. Nella sua fase iniziale, quindi quando era ancora molle, prima di solidificarsi, ha inglobato, qui si vede bene, insetti, pezzettini di vegetali, insomma tutto quello che magari veniva portato da giù. Esatto, ed è tutto qui, in questo pezzo di ambra, utilizzando questo tipo di radiografia, questa contrasto di fase. Non si possono solo vedere questi oggetti, ma addirittura ricostruirli 3D. Ed ecco voi, insettini e che hanno soltanto 100 milioni di anni. Soltanto 100 milioni di anni. Hanno quasi l'età di due. No, questi sono oggetti che vengono portati ai sincrotroni. E anche alcuni di questi quadri vengono portati ai sincrotroni. Ci sono chiaramente oggetti su cui non si può fare, perché non è che tutti ti danno, per esempio, opere d'arte che valgono miliardi con rischio di era. Però quello che si può fare, perché è importante anche sviluppare queste tecniche? Perché se io ti dimostro che utilizzando i raggi X in un certo modo, utilizzando la sorgente in un certo modo, posso migliorare